Come si fa a fare un prosciutto cotto con il 60-75% di acqua? Con tanta chimica. Il nostro insider è un tecnico che per anni ha prodotto i mix di polveri da vendere all'industria. Ogni giorno creava miscele di acqua e chimica, tanta chimica, e ci mostra per la prima volta come lavora l'industria. Che cosa c'è in questi sacchetti? Allora, c'è una parte funzionale che serve per inglobare l'acqua ed è formata da ingredienti chimici che hanno l'azione non solo di fare bere l'acqua alla carne, ma anche di ricompattare la carne una volta messa in cottura. Ora adesso mettiamo la parte di antiossidante, le due parti di fosfato, che anche queste saranno fondamentali per far venire fuori la forma quadrata. Mettiamo anche la parte di sale, questa è una miscela di vari aromi, servono a dare sapore, perché avendo diluito la materia prima in maniera così importante, bisogna dare una mano al sapore. Adesso aggiungiamo anche il nostro colorante. La carne viene aggiunta solo in seguito e il paradosso è che viene tritata e sminuzzata per poi essere ricomposta. Non si faceva prima usare una coscia intera? Una coscia intera non puoi inserire tutta quell'acqua. In appena 12 ore la carne assorbe tutto il liquido e raddoppia di volume. Questo è il nostro risultato. L'acqua è stata tutta assorbita, vedi che è tutto bello appiccicoso. Adesso prendiamo uno stampo, si versa pian piano nello stampo, in modo tale che la forma della fetta è già quadrata. Qua chiudiamo. Adesso cuciniamo per 8-10 ore e dopo il prosciutto è pronto. L'aspetto lascia un po' a desiderare. Il prosciutto, una volta cotto, assume un colore rosa intenso. La forma è quadrata perché evita sprechi. Tuttavia, il profumo è lo stesso di un cotto artigianale. E il sapore? Buono. Queste sono le ricette di alcuni dei prodotti che troviamo in commercio. Ma chi li produce?